In collegamento via satellite con Montreal abbiamo trasmesso la telecronaca per la cerimonia d'apertura dei giochi della 21esima Olimpiade. Buongiorno. Per Maratona d'estate, rassegna internazionale di danza, va ora in onda la prima parte del balletto La bella addormentata nel bosco di Piotr Ilyich Tchaikovsky. Trasmettiamo ora Proibito, un programma di Enzo Biagi. Per la rubrica Mercoledì Sport trasmettiamo a colori da Torino la telecronaca dell'incontro di calcio Juventus-Ajax per i quarti di finale della Coppa dei Campioni. Telecronista Nando Martellini. Trasmettiamo la cronaca registrata del primo tempo dell'incontro di calcio Inter-Torino. Vi diamo un cenno sui programmi della serata. Sulla Rete 2 alle 20.40 trasmetteremo la terza puntata dello sceneggiato La Medea di Porta Medina, dal romanzo di Francesco Mastriani. Hai girato il mondo, perché hai fatto l'Isola dei Famosi? È perché era un'altra. Allora, prima, il primo anno ho detto di no, perché io avevo ancora mia suocera che ci aveva 100 anni quasi, e ho detto dirà di no. Invece proprio lei mi ha detto ma che scherzi, ma falla. Poi l'ho detto a Gabriele, mi ha detto ma perché no? Cioè, io avevo paura di fare una cosa che potesse far sentire i miei parenti, i miei fratelli, così dire questa fa l'isola, la sua età fa l'isola. E invece erano tutti gasati che facessi l'isola, figurati, io di corsa al mare, tu mi insegni, faccio quella che, non so, sta su una spiaggia, è meraviglioso. E l'unica cosa che poteva essere difficile era la convivenza con le altre persone, perché quando abbiamo realizzato questa specie di tenda che abbiamo trovato da mettere, da puntare, eccetera, e dovevamo dormire tutti insieme, metti in 10 dentro una tenda, io avevo i piedi di Idris qua, Albano là, cioè, non è che, no? Sì. Poi non ti puoi portare niente che non sia uno stuoino, no, lo stuoino, te lo danno, sì, lo stuoino sotto, perché io, che ti credi faccio le cose così, io ho chiesto ai militari che vanno nei paesi caldi, siccome sapevo che c'erano tutte queste zanzare, queste cose, ma voi come fate quando andate là che fa così caldo? Allora, intanto mi hanno detto che contro le zanzare loro mettevano la loro roba, il costume da bagno, il pantalone, quello che avevano, un tande, non so, e con questa specie di polvere, farina, fai conto, ammollo tutta la notte con l'acqua e questa roba qua. Questa roba, quando anche tu la lavi, per almeno 4 lavaggi, c'ha sempre un qualche odore che tu non senti, ma che gli insetti sentono, che li respinge un po'. Siccome io sono un grande appetito per le zanzare, cercavo di fare qualcosa. E questo me l'hanno insegnato. Poi mi hanno detto, non puoi portare una copertina, cioè per carità non ti portare la copertina perché quella si inumidisce e ti diventa tutto bagnato di notte. Portati una cosa tipo, sai, quelle cose di plastica che hanno i militari, quelle con tutti quei... E quindi ho preso questa coperta militare, cioè uno strato di plastica praticamente, perché con quella anche se tu ti avvolgi però non ti arriva l'umido. Certo. Sono tutte queste piccole notizie. Poi come si fa per accendere il fuoco, che non ci sono mai riuscita, però ho provato e mi sono divertita a vivere questa esperienza come se fossi veramente una naufraga. Sì, e com'è andata? È andata benissimo, sono medaglia di bronzo, siamo arrivati tutti e tre a Milano, Lori del Santo che poi è stata la prima, secondo è arrivato la signora Coriandoli, Maurizio Ferrini, sì, che però era entrato 2 settimane prima. E però io non so, io credo di aver avuto un handicap, il marito. Cioè, siccome Gabriele non voleva mai fare il collegamento con loro, dallo studio, sai? Ha fatto bene. Lo so, però è stato un, secondo me, un po' di danno nei miei confronti. Bene. L'hai fatta perdere, l'hai fatta perdere. No, perdere, però, medaglia di bronzo è lo stesso, perché tu arrivi, gli ultimi tre arrivano e finalmente mangiano. Pesavo 39-40 kg, sai, proprio. Ma è dura davvero? Eh sì, perché non mangi, cioè 50 grammi di riso al giorno. Pensa che dicevano a Gabriele, guarda che Maria Giovanna è diventata anoressica, perché tu non ti fai mai vedere nel collegamento che c'era una volta alla settimana. Però c'era mio cugino, mio nipote, suo nipote, cioè, per carità. Però se tu non vieni, mi racconta, no, che gli dicevano così, vedrai che lei si lascia andare, non mangia più. Gabriele, conoscendo, dice, Maria Giovanna non mangia. Figura di quei 50 grammi di riso al giorno, non ci credevo per niente. Il fatto è che la bellissima, si chiama, aspetta, la Elena Santarelli, stava male con lo stomaco.
Probabilmente noi mangiavamo un pezzettino di cocco che io aprivo la mattina perché mi svegliavo prima di loro. Aprivo il cocco e mettevo i pezzettini di cocco da dividere fra quanti eravamo. E probabilmente le aveva fatto male. E quindi lei non poteva mangiare il cocco, ha detto se tu io ti do il mio cocco, che non mi faceva male niente, se mi dai metà del tuo riso, che era 50 grammi, niente. E quindi io sapevo, io mangiavo due volte il cocco, ma loro non lo sapevano. Però vedevano nel momento che davano il riso, perché era un'unica volta nella giornata quando cucinavamo sto riso, che io davo la metà del mio riso a lei. Allora hanno detto è anoressica, se certo. Non vuole il cibo, figurati. Io mi ero mangiato due pezzetti di cocco. E insomma, ci hanno provato in tutte le maniere, ma lui non è venuto neanche il giorno a Milano finale dove dovevano dire the winner is, che io speravo di essere io, invece è stata Lori che è stata bravissima, devo dire. E il secondo ero sicura di essere io, invece è stato Maurizio, simpatico, ma cioè è arrivato troppo tardi per partecipare a una che si è fatta quasi 3 mesi e questo si è fatto 3 settimane, scusa. Certo. Vabbè, comunque è andata così. E poi quella volta sì, è arrivato un pullman dal Friuli, avevano fatto quattro club. Il club di Tarvisio, il club di vicino Trieste, il club di Udine e il club di Pordenone. E sono montati tutti su sto pullman con lo striscione. Io a vederli lì a Milano, dopo l'ho saputo, no? Perché prima sono arrivata come loro così. È stata comunque una cosa così bella che li ho visto tutti uniti, perché tu sai che Trieste e Udine, no? Friuli Venezia Giulia, certo. Però a volte se uno tiene... Invece è stato veramente un regalo. Guarda, io l'avrei rifatta e l'ho anche detto, ma non mi hanno mai richiamato. Perché? Mi temono, evidentemente. Cioè, certo. Non lo so, perché resisto a tutte le cose e probabilmente ha detto ci serve una invece che magari grida, che fa, non so. Ah, tu non hai fatto casino, non hai fatto scandalo? No, infatti si arrabbiavano con me perché e alla fine mi dicevano, ah, ma tu sei veramente così, ma come devo essere? Cioè, ho capito. Cioè, loro si aspettavano che tu sbottassi. Probabilmente fa audience. Sì. Beh, ci hanno pensato con Albano, sai, quella l'edizione è quella l'edizione che ha deciso, gli ha detto che lo lasciava in diretta. Sì, no, in diretta, insomma, l'hanno messo sul giornale, pare che non so, poi secondo me, questa è un'idea mia, Albano è una persona, guarda, non deliziosa di più, poi tra l'altro io sono nazional popolare, ma lui è internazional popolare, non sai quando con l'aereo siamo atterrati prima in Spagna e poi, cioè, esisteva solo Albano, lo adorano, ma certo. Da noi che viviamo a Tarvisio, l'Austria è come traversi la strada, sei in Austria, è come traversi la strada di qua, sei in Slovenia. Lui andava in Austria per una serata, ma tu non sai, in Austria i manifesti, le cose, cioè tutta l'Austria aspettava Albano, cioè da noi siamo più certo. Verso tutti i personaggi in Francia che danno più importanza, più rilievo. E nel mondo ti assicuro che Albano è da pazzi. Poi ti devo dire che è anche una persona preparatissima su un'isola. È stato l'ideale perché lui ha preso una tenda che era messa insomma, tipo zanzariera e l'ha fatta per tirare sui pesci. Tanto non ci riparavano niente queste zanzare da tutte le parti. Poi ha fatto... Insomma, ogni tanto si inventava una cosa perché c'era il nonno, raccontava di come si accendeva il fuoco. Lui è riuscito a fare un fuoco dentro un tronco d'albero che una volta è venuto il diluvio, lui era già andato via, ha detto oh santo cielo, adesso non possiamo scaldare niente, ma che ho fatto così e da dentro si è riacceso, cioè io un monumento ad Albano per la capacità materiale di superare le avversità, fantastico. Lori una positività per cui tutti parolacce cose, lei invece tranquilla che faceva tutto col sorriso, carinissima. Ma più che quando era fuori, cioè dopo ci siamo sentite, salutati, ho detto 10 amici in più, poi ci siamo persi un po', ma qualcuno no? Idris, per esempio, che sull'isola dice che io gli raccontavo di Gabriele, di Tarvisio, e lui dice, vabbè. Un giorno dice, ma io vorrei proprio vedere, insomma sono venuti da noi ospiti sotto i Natali, Capodanno. È stato bellissimo, ho veramente degli amici in più dopo l'isola, quindi non... Anche con la Arianna Davide, che tanto ci aveva da dire sull'isola, invece poi un giorno ha fatto un collegamento. Maria Giovanna ha detto, ma certo che, ma qual è il problema? Ma dov'è il problema? È bellissimo, si vive insieme col poco che si sta. T'ho detto, è un conto alla rovescia, cioè a goderlo. Insomma, sei stata una grande delusione per gli autori dell'Isola dei Famosi. No, penso insomma che... Si aspettavano, perché hanno bisogno dello scandalo. No, beh, scandalo adesso non voglio dire, era sempre Rai, quindi... Però io penso che magari
volevano mettere in imbarazzo, cioè sarebbero riusciti a mettere in imbarazzo Gabriele, penso, forse, perché Gabriele non fa lo spettacolo, no? Lui è un industriale che si occupa della distribuzione dell'energia elettrica a Tarvisio, però è un appassionato di musica, quindi è presidente del coro del Friuli Venezia Giulia. No, ma me l'ha detto. Per cui è... E a te che musica piace? Musica classica, come ti ha coinvolto Gabriele? Non mi ha coinvolto, per cui mi piace la musica leggera, però devo dire che grazie a lui ho conosciuto più profondamente quella musica che già conoscevo. Tu pensa che a me piaceva talmente tanto, per esempio, l'Inno alla gioia di Beethoven, che poi dopo è diventato l'Inno d'Europa. Ma io me l'ero studiato in tedesco, non conoscendo il tedesco. Allora ti posso cantare Deine Zauber bin dein wieder was die Mode strengt alle Menschen werden, cioè, non so quello che dico, ma mi piaceva sta cosa. E poi diventa... A lui magari non piace perché è troppo normale, ma ci sono delle cose che mi piacciono che sono di musica classica, o ci sono delle opere che mio papà amava, Verdi, amava, capito? Quindi, però magari lui mi ha portato a fare una conoscenza più profonda di tanti altri grandi come, non so, Wagner o tantissimi altri. Non mi chiedere, abbiamo visto giusto giorni fa Boris Godunov di Mussorgsky, è così, è bello conoscere, ti ho detto che sono una curiosa. No, ma si vede, si vede, c'hai un'età bella, però vedo che sei come una bambina che ancora va avanti a vedere la luna. Ma se tu pensi che ogni giorno è un tuo regalo, se stai bene, perché certo, se ti senti bene, certo. E cosa aspetti? A scadenza? No, poteva già esserci stata, per dire, ho la fortuna che sto ancora qua. Ma di musica leggera che ti piace? Beh, sono sempre i periodi, no? Lucio Dalla lo conosciamo, è da pazzi. Però l'hai conosciuto? Poco. Presentato in occasioni, ma non... Ma che ne so, fatti mandare dalla mamma a prendere il latte con Gianni Morandi. Cioè, voglio dire, dipende dagli anni. Quello veramente era il periodo di quell'età lì, che fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, lui ci avevano azzeccato e lui era ragazzo, quindi è chiaro che ero tutta presa da queste canzoni, come anche da tantissimi. Tutti, li ho vissuti tutti belli, e la tua maglietta fina, Angelo. Insomma, ogni epoca, ogni anno, diciamo, c'è stato un cantante che poi te lo porti nel cuore, no? Quando senti una canzone ti ricordi un'emozione. Una giornata, un'amicizia, una conoscenza, anche solo una giornata bella. Sono sicuro che tu hai aiutato tante persone e te lo hanno anche testimoniato, anche con la tua semplice presenza, col tuo semplice sorriso. Ci sono state delle lettere o delle persone che hai incontrato che ti hanno lasciato una traccia per quello che tu hai dato loro? No, mi dà la traccia il fatto che mi chiedono di fare il selfie insieme, vuol dire che questo ha dato loro una cosa piacevole, certo. Un momento, questo senz'altro, però da dire che qualcuno mi ha detto grazie a te, no, non mi pare, mi ricordo. Ma negli anni in cui tu hai iniziato a fare televisione c'era solo la Rai e tu apparivi un attimo in un programma normale ed eri già famoso, quindi tu apparendo sempre eri famosa a dei livelli pazzeschi quando giravi. Può darsi, sì. Come può darsi? Sei tu che girai per strada, sì, che la gente... Ma più che per strada, sì, mi ricordo, era un sereno variabile nel sud, mi ricordo che cambiato maglietta e quello ha detto... No, ma guarda che non ero solo io, perché si volevano la maglietta, no? Ero sudata, mi cambio maglietta, dacci la maglietta sudata, ti rendi conto, per ricordo. E come anche però succedeva ad altri, tipo Mal... Io ero ancora agli inizi a presentare una cosa in uno studio lì vicino via Teulada e doveva arrivare Mal. Mi hanno detto dai, presenta sta cosa. E sento il regista che dice: ah, ma insomma, Mal ha la fronte lucida, non c'è la truccatrice. Sai, subito si è arrabbiato, ho detto: qual è il problema? Ho preso il mio piumino, sono andata da Mal, ho messo il piumino. Vedo tutte ragazzine al di là della vetrata che mi fanno segno. Io, che è successo? Ditemi. Quanto vuoi per quel piumino? Era il piumino che aveva asciugato il sudore a Mal. No, quanto vuoi per quel piumino?
Ma no, ma ti rendi conto? Tu dici, vabbè, ma allora lui, allora non cambi più. Ma a proposito di maglietta, tu in una presentazione avevi messo una maglietta di Fiorucci con i fiori, che peraltro profumavano. Non so, non me lo ricordo, l'ho fatto. Te lo dico io, perché dopo io ho comprato quella maglietta, sono andato a cercarla per regalarla a mia moglie. Perché abbiamo visto questa maglietta? Perché tu non ti rendi conto degli effetti collaterali che tu potevi creare? Mi fa piacere, spero di averli dati buoni, gli effetti collaterali. Spero di non aver dato dei momentacci, non so. Come si sta a Tarvisio? Bene. Bene, ho detto, io sono una di mare, però questa montagna... Ma tu lo sai che quando mi hanno detto, ma dove abiti? Tarvisio. Io sono dovuto andare a vedere su Google, ma dov'è Tarvisio? Allora, perché l'ho sentito Google... nominare, però non sapevo dove fosse Tarvisio. Quando guardi Tarvisio, guarda anche Monte Lussari, che è davanti a casa, il monte lì. Cioè davanti a casa tua c'è il Monte Lussari? Dove vi siete sposati? No? Sì. Allora, se tu guardi le foto del Monte Lussari, rimani senza parole. Sembra un presepe. Sì, in cima al monte c'è un borgo del 1300 più il santuario della Madonna del Rosario, mantenuto benissimo, perché adesso sì, sono baretti, ristorantini, piccolo albergo, però molto piccolino lì con questo santuario dedicato alla Madonna del Rosario, che è meta di pellegrinaggio degli austriaci, degli sloveni e degli italiani. Quindi Italia, Austria e Slovenia sono i tre ceppi etnici, slavo, germanico e latino, e non ne esistono altri. Quindi tutto il mondo occidentale, l'ombelico del mondo occidentale è lì. E questa Madonna è venerata da tutte e tre. Allora, quando un giorno mi invitano insieme a Gabriele, perché c'era la ricorrenza degli Asburgo-Lorena in occasione della Prima Guerra Mondiale, sai che avevano ucciso a Sarajevo un Asburgo-Lorena che era l'aspirante imperatore, che voleva la pace, eccetera, lo ammazzano con la sua moglie. E vedo tutti questi che mi invitano a questa cosa, tutti in costume, che vanno su con queste effigie. Dico, ma Asburgo è morto a Sarajevo. Dico, ma come mai, parlando con un discendente di questi, uno dei due cugini, che era super cugini ormai, e mi dice, ma mio fratello è andato, cioè l'altro cugino è andato a Sarajevo perché è la ricorrenza, purtroppo, dell'uccisione. Ma noi siamo qui sulla Madonna, la Madonna dell'Ussari, perché questa è la Madonna della pace. Perché qui è il confine delle tre etnie, capisci? Lì non c'è, cioè, c'è la differenza, ma è bella la differenza se rimane tale. Io però ti conosco, non è che ti voglio cambiare. Cioè, apprezzo queste conoscenze, mi arricchiscono. E quindi loro hanno messo lì, perché per loro quello è l'effigie della pace. E siccome questo imperatore ucciso era quello che voleva portare la pace, mi è sembrata la cosa migliore fare luogo, ecco, in occasione della ricorrenza della guerra, no? Perché era adesso per ricordare la Prima Guerra Mondiale. Poi, quindi quando vedi questo posto, e ti dirò di più, che mi è successa una cosa stranissima. Un giorno bussano al cancello di casa, io ero rimasta da sola col gatto, in pantofole tra l'altro, vedo dal citofono che fanno, vedo che due signori, un uomo e una donna, stanno per mettere una cosa nella buchetta, poi invece entrano dentro la casa. Allora vado al portone e dico, mi dica, cioè, guardi, siamo entrati, volevamo metterle questa lettera. Una signora di fronte ha detto, Maria Giovanna è a casa. Allora dico, mi trovo in pantofole, mi dispiace, ma mi dica, dice, sappiamo che lei ama molto i Lussari, lei e suo marito sono due sostenitori di questo posto incredibile, l'unico, perché tu in cima a una montagna cosa trovi? Un bar? Un rifugio? Basta, a 2000 metri non trovi un borgo del 1300, è l'unico posto al mondo. Allora dico, sì, perché lì hanno fatto un borgo nel 1300. Dice, sì, ma perché? E allora questa signora si presenta, è la sorella di un insegnante, di un professore di chimica e fisica dell'Università di Berlino. Lei è insegnante di italiano o di tedesco in Italia, perché parla perfettamente l'italiano, sembrava un'italiana, sposata con un medico milanese appena andato in pensione. Se volevo metterle questa lettera, che poi mi ha lasciato col biglietto da visita, perché questo fratello professore di fisica e chimica all'Università di Berlino, poi potrai trovare su internet un elenco di robe che ha fatto questo, lo sai, è talmente innamorato del Monte Lussari che ha studiato perché hanno fatto un borgo nel 1300. La ricerca l'ha portato a dimostrare, adesso è pronto il libro sia in lingua tedesca che in italiano, a dimostrare che
dal tempo di 2000 anni avanti Cristo, c'è la testimonianza che gli dèi erano sempre su questo monte, che lo chiama Monte Inondato di Luce, perché insieme agli altri due monti, il Mangart e l'altro, non mi chiedere come si chiama, non lo so dire, e guardavano verso questo monte dove mettevano, non so, la dea, il dio, e dopo c'è stata la religione cattolica e quindi hanno fatto il santuario, capito? Ma era comunque questo monte inondato di luce che era quello a cui veniva proiettata la luce da questi monti. Adesso non ti so dire, devi leggere prima il libro, devo leggerlo anch'io. Mi ha chiesto di fare l'introduzione, per quello erano venuti lì, perché sapendo quanto lei... Hai fatto l'introduzione? Certo. Adesso abbiamo la bozza del libro, perché naturalmente... Quindi sei anche giornalista. Io lo sono, sai scrivere. Lo sono prima di essere annunciatrice. Ma non hai mai scritto facevo un libro. Per la radio, quando facevo i provini, ti dicevo, sì, mi chiamavano per le trasmissioni, facevo Zoom subito dopo il TG, il giornale radio, oppure Teleobiettivo subito dopo il giornale radio, intervistavo, sai, quei 3-4 minuti per intervistare cantanti, attori, eccetera, certo, quindi appuntamenti andavo da tutti. Ma non hai mai scritto un libro? Come no? Ho scritto, sì. Il primo libro è stato, me l'ha chiesto la casa editrice, mi ha detto, faresti un libro sulla bellezza? E allora io ho detto sì, e la Sugarco editore, che adesso non c'è più, ma allora mi ha chiesto questo, e ho fatto un libro che si chiama Chi vuole essere bello sia. Allora ho fatto la prima un'indagine sul concetto di bellezza visto da un antropologo, da un sociologo, dallo scrittore, quello che scriveva tutti i libri sulle donne, come si chiama? Purtroppo non c'è più neanche lui. E insomma, ho fatto queste quattro interviste importanti e dopodiché consigli pratici, no? Per cui il truccatore, l'arte, insomma, ho fatto tutta una cosa, è molto carino. Hanno venduto tantissimo, poi ho fatto anche una seconda edizione con una cosa dedicata proprio alle terme, eccetera. Perché dopo tutti mi chiedevano, no? Poi ne ho fatto un altro invece insieme a Matilde Amorosi, la conoscerai, quella giornalista che scriveva sempre sul settimanale Gente, e mi dice, senti, perché non facciamo un libro insieme? Lei aveva la possibilità di conoscere la sorella di Totò e avrebbe voluto scrivere tutto su Totò, ma voleva anche avere un nome, non solo come giornalista di settimanale, ma una giornalista di libri. Facciamo un libro insieme. Allora io mi sono scelta dei personaggi che magari a lei, sapendo che scriveva su un settimanale che poteva essere anche gossip, non davano volentieri un'intervista, e invece a me l'hanno data. Quindi io ho intervistato, per la Pulite, ho intervistato Andreotti, De Michelis e Napolitano, che era capo del Partito Comunista Italiano, quindi ho fatto i tre partiti, no? Socialista, certo, e metà. Andreotti mi ha dato un'intervista bellissima, quando lo leggi non mi stanco mai di rileggere, quanto è simpatico. Cosa diceva? È tutto, ma le battute che fanno, te devo mandare quelli, però non ci sono più in giro. Poi si chiama Cibo Indiscreto. L'altro invece, e quindi io ho intervistato, non so, Tomba, che era... partendo dal cibo ti raccontano tutto. Ah sì? Sì, ti raccontano qualunque emozione, perché tu sai che è una cosa ingenua, pulita, e quindi ti raccontano che quando faceva la corte ti raccontano delle cose e tu gli fai la domanda e dici, ma scusi, te la raccontano loro, è incredibile. E quello è stato un bel successo. E dopo poi ho fatto un altro libro che ti ho portato. E dove? L'ho fatto però 4 anni fa, c'ho nella borsa, ho detto quasi quasi, se è simpatico glielo do. E l'ho fatto insieme a una giornalista simpatico, che si chiama Francesca Schenetti. No, che mi stai a sentire, se vedevo che era una roba frettolosa, magari non gli interessa. No, dov'è che libro? C'è nella borsa. No, ma tanto non lo trovi nelle librerie, bisogna ordinarlo, sai quelle cose, perché poi Gabriele, la casa editrice fuori, la vai a non prendere. Aveva, la casa editrice non aveva... abbastanza, insomma, c'avevamo abbastanza fondi per questa casa editrice che è scomparsa prima ancora. Francesca Schenetti è questa giornalista che adesso fa un sacco di cose. Bellezza, e l'altra si chiama Bellezza, ma non è la bellezza estetica, forse è la seconda parte, quando c'è sei bellissima, ci sono dei consigli. Leggi qua. Questi uomini e queste donne ci parlano della bellezza, per esempio. Cos'è per Gabriele la bellezza? Sì. La musica. Sì, certo. Hai capito? Allora lui ti parla dell'amore per la musica, della cosa per bellezza, te la bellezza? Visto che non ci sei qui, tu hai intervistato gli altri? Mi vuoi intervistare, deve essere la seconda. Cos'è la bellezza? Poi cos'è la vita, la bellezza è la vita.
Non puoi scappare così in fretta. Ma è così scusa, tutto. Allora cosa faccio? Allora, bellezza è stare qua con te a parlare, conoscere questo posto, conoscere questo cucciolo, non capisci? Per me questo è bellezza. Certo. Per lui quando parli di musica è in transo. Per ti comincio a dire quella volta quando Votan ha detto, ha cantato, cioè, lo vedi che si trasforma. Certo. Io sono più semplice, forse mi piace anche quello, ma mi piacciono un sacco di piccole cose, anche la carezza del carbaccio, poi non ne parliamo, dirò a Brunilde. Ma tu hai intervistato tutti questi? Naturalmente, alcuni io, alcuni lei, perché alcune cose le ha fatte, allora, Piero Angela, che mi ha dato un'intervista bellissima, cioè, vedi, di ognuno poi, il fatto che si sono fidati, bellissimo, perché nessuno mi ha detto perché si sono fidati. Io ho rimandato loro il pezzo scritto. Perché si sono fidati? Perché sei rassicurante, perché sei bella a tutto tondo. Insomma, è stata una cosa, una grande soddisfazione. E se uno ha voglia di fare, il più lungo sono 10 pagine, che è Antonio Massarutto, il nipote di Gabriele, che ha fatto quello sulla montagna. Lui ha scritto libri, è un professore dell'università, però ha scritto dei libri sulla montagna, perché lui sta sempre a far scalate col suo bambino, e fa come se il suo bambino lo raccontasse. Certo. Ed è bellissimo, ha 3-4 anni il bambino, quindi tu leggi quel pezzo. Ma l'hai intervistato tu, Sgarbi? Sì, Vittorio, sì, cioè, allora, quando io gli ho detto questa cosa, perché i primi sono stati, parlando con la Francesca Schenetti, ho detto, ma che dici, vado ovviamente a intervistare qualcuno che mi parli della bellezza, certo, e lei, dai, che facciamo? Dico, ma io per esempio ho il numero di Sgarbi, lei mi fa, io ho la mail, allora io provo a telefonare, tanto non mi risponderà, lei dice, io semmai gli scrivo, bene, allora partiamo così dopo un caffettino insieme, chiamo Sgarbi, Sgarbi risponde. Ciao Vittorio, sono Maria Giovanna, mi ti ricordi? Ah sì sì, ah, che... dico, sai, stavo pensando con questa mia amica di fare questo libro sulla bellezza, però non la bellezza, l'estetica, ma quello che tu consideri di bello, la bellezza, per esempio, dico, non so, la bellezza dell'arte. E lui fa, ma certo, ma è meraviglioso, finalmente una bella idea, sai lui quando grida, oh, una con un'idea, questo sì che mi piace, abbiamo svoltato, fantastico. Ma prima avevo telefonato a Piero Angela. Sì. Piero Angela... Ma è bella anche Francesca Schenetti. Bellissima, bellissima. Lei è una giornalista fantastica, fa una cosa che si chiama Ti Lancio, sulla vedi sui social, e lancia un sacco di società, con questo ti l'ha legata all'Ansa, un sacco di cose, proprio fa la giornalista. Che due belle ragazze. E quindi ha fatto... insomma. E Piero Angela ha detto, senti, ma tu per esempio quando ti parlo di bellezza, tu cosa pensi? Non so, della la bellezza del corpo umano, sai che lui ha scritto il libro sulla mente, la natura, certo, dice, perché vedi, quando un uccellino, e mi ricomincia a raccontare, io non pensavo di registrare subito, quindi non ho registrato, prendevo appunti, ho detto, guarda, Pier, facciamo così, io adesso scrivo sul computer, ti mando questa mail, mi dai la tua mail? Lui mi fa, a me non ce l'ho la mail. Come non c'hai la mail? Sto quella di mia moglie. Bene, mandiamo la mail alla moglie. Insomma, è stata una cosa, ma talmente entusiasta anche lui, che ho detto, beh, abbiamo già cominciato così. E poi Alessandro Meluzzi mi ha mandato la foto, perché dopo devi sapere che io ho chiesto loro, quando era stato fatto il libro, ho mandato a tutti 2 copie per ringraziarli. E poi gli ho detto, se qualcuno vuole, perché una mia collega aveva fatto la foto col libro, perché alla fine ho intervistato anche tutte le colleghe, la foto col libro, dico, pensa che carino sarebbe se veramente mi è piaciuto partecipare al libro. E Meluzzi tra i suoi quadri della Madonna, di Gesù e di cose col libro, e Piero Angela con scritto uscita, sai, in Rai, qualcuno che gli ha fatto la foto apposta, lui col libro così, Vittorio Sgarbi all'ingresso di una presentazione che sta col libro in mano, cioè ho avuto delle soddisfazioni infinite. E poi ecco. Cosa ti ha detto Arbore? Arbore, tutto un discorso sulla... tutto il discorso da quando lui, con le donne, lui ha fatto... ti ricordi le ragazze coccodelle? Sì. Cose, leggi, è tutta una storia incredibile su questa bellezza del partecipare. Devi vedere, perché ognuno ha un modo di vedere. Visto che hai fatto interviste, tu quando sei arrivato hai detto... Dovrei fare la seconda parte, perché sì. Non sai quanta gente mi ha detto, a me non mai intervistato. No, ma tu quando sei arrivata hai detto, poi io devo fare una domanda a te, che domanda devi fare a me? Forse perché
Non so, forse era questo, e quando sono venuta qua, come hai detto, ti ha chiamato Franco Cavallaro. Lui mi ha detto: Maria Giovanna, il mio sogno sarebbe che mi fate un saluto registrato, riuscirai a chiederglielo? Io glielo chiedo, se lui mi dice di no, non lo so. Dire: ciao Franco, sono qui con Red Ronnie e ti facciamo un saluto. Ciao Franco, qui con Maria Giovanna. Ah, col telefonino. Ma chi è lui? Si occupa di pubbliche relazioni e conosce tante persone. Ha un bel approccio. È molto gentile, molto... Sì, adatto a te. Non potevi avere uno. Ok, vai che lo facciamo. Diciamo questo, così glielo... Glielo mandi? Sì, glielo mandiamo. Aspetta che c'ho quella che siamo un po' più carine. Ah, ma c'ha pure i filtri, avanti. Si chiama Beauty Plus, non a caso si chiamerà Beauty. Sono tutta sudata, almeno siamo noi. Ah, certo. Allora, vai, accendi. Ok. Aspetta. Ciao Red. Ciao Gianfranco. No. ciao Maria Giovanna. Franco Cavallaro è qui che ti vuole salutare. Siccome noi non possiamo vederlo, salutiamo noi lui, che ne pensi? Certo. Ciao Franco, io ti ringrazio molto, perché tu scrivendomi una mail dicendo: Maria Giovanna ha un anniversario importante, cioè praticamente compie 10 anni di 50. Lavoro. 10 anni di lavoro, e sta per iniziare una nuova avventura, che è quella che farà con la Vaudetti. E ti ringrazio perché scrivendomi io ti ho detto subito sì, immediatamente, ed è stato molto bello incontrare la ragazza più rassicurante e bella che abbiamo avuto nella televisione italiana. Grazie. Franco, mantieni questo filmatino, mi raccomando, perché una cosa così da Red Ronnie non me la sarei mai aspettata. Okay. Comunque sei stato bravissimo, come sempre. Il mio, come si dice, presagent, no? Public relations. Man. Okay. Ciao Franco, un abbraccio da me e da Red Ronnie. Ciao. Ciao Franco. Ciao. Ok. T'ho stancato, t'ho stremato. No, ma che stancato, ma scherzi, guarda. Allora, guarda, adesso facciamo un qualcosa di diverso, guarda. Mm.